Bentornati su Rete 8, amici di Chef in Cucina. Torna l'appuntamento con le nostre ricette. Questa è la settimana dedicata ai presidi Slow Food, le cui ricette sono curate dal nostro giovanissimo chef Tiziano Paolini. Buongiorno Jennifer. Ciao Tiziano. Buongiorno a tutti. Bentornato. Grazie, ben rivista. Allora, come ti avevo anticipato ieri, sono veramente curiosa di scoprire la ricetta di oggi, perché diciamo questo tema, cioè quello dei presidi Slow Food, mi sta veramente interessando particolarmente. Mi fa piacere. Perché secondo me sono dei prodotti meravigliosi e meritano di essere conosciuti ai più. Ecco, credo che i nostri telespettatori li conoscono sicuramente, però è bene valorizzarli e parlarne, perché sono meravigliosi secondo me. Certo, come ti ho spiegato anche nelle giornate precedenti, il presidi Slow Food sono quei prodotti che stavano andando in via d'estinzione dei coltivatori, comunque delle aziende piccole, ovviamente coraggiose, che io stimo tanto, hanno deciso comunque di riportare, esatto, questi prodotti e di non farli perdere. Esatto, pensiamo per esempio anche al grano sulino, sì, che fa parte dei presidi Slow Food. Ci sono veramente oggi diversi produttori che con grande coraggio, con determinazione, con voglia di fare, perché veramente non è facile, hanno riportato in auge questi prodotti che sono tra l'altro apprezzatissimi nella ristorazione e fanno anche bene, se pensiamo ad esempio al grano sulino, no? Sì. Comunque anche una bassa percentuale di glutine, certo, è un po' più difficile. Sì, essendo una farina grezza, quindi è un po' più difficile farla legare, però esatto, dobbiamo impegnarci un po' tutti, anche noi cuochi, a far conoscere sempre di più sia il territorio di origine e sia i prodotti, in questo caso, che stavano andando in via di estinzione, ecco. È vero, assolutamente, infatti veramente stimo tantissimo questa tua scelta di dedicare proprio un menù totalmente ai presidi Slow Food, e anche sì, il fatto di volerlo condividere con i nostri telespettatori, perché possono venire qui assolutamente degustando, certo, ma perché no, possono prendere spunto per realizzarlo anche a certo casa. Bene, ma veniamo alla ricetta di oggi, che ha un nome molto particolare, che non è quello che trovate qui sul menù, però gliel'abbiamo dato io e Tiziano proprio un po' di qualche minuto fa, in realtà, perché si chiama un francavillese va all'Aquila, all'Aquila, giusto? All'Aquila, sì. E quindi perché sono tutti prodotti aquilani o vicino all'Aquila, e quindi ci spostiamo. Ma perché poi tra all'interno, l'altro, poi tra l'altro il nostro chef si è spostato davvero. Certo, nel senso, certo, lui davvero da Francavilla è partito, è andato all'Aquila per comprare proprio i prodotti presidi Slow Food veri, veraci, chiamiamoli così. Quindi veramente il francavillese chef è andato all'Aquila, e quindi la ricetta di conseguenza si chiama così. E i protagonisti sono ovviamente il fagiolo di Pagani, certo, e abbiamo anche la salsiccia di fegato aquilana. Aquilana. E poi abbiamo della ricotta di pecora, sempre dei dintorni dell'Aquila. E poi comunque consideriamo che alla fine la ricotta di pecora è un must ovunque in Abruzzo. Sì, sì. Credo non ci sia, no, non esiste un luogo abruzzese dove non si produce ricotta di pecora. È vero, quasi è vero. Ovunque. La ricotta di pecora è importante, cioè è un, diciamo, strong, a non tutti piace. Cioè, non è così forte secondo me. No, poi infatti dipende. Questa è molto delicata, è molto, molto delicata, delicata, sì. Allora, abbiamo chiacchierato tanto, ma credo che la ricetta sia abbastanza ricetta veloce. È molto veloce, ovviamente solo il tempo di cottura dei fagioli e l'ammollo del giorno prima, quindi 12 ore okay in ammollo, e poi li andiamo a cucinare semplicemente in acqua, sedano, corda, cipolla, li facciamo cucinare a fiamma bassa perché sennò li aggrediamo troppo. Okay. Una volta cotti cerchiamo casomai di farli andare un po' più avanti di cottura, perché andremo a crearci una crema, quindi sì, per più sono morbide, più sono morbide riusciamo, meglio è. E niente, questo può essere anche un aperitivo, perché è un piatto leggero, tra virgolette. Leggero, ma insomma ricco di gusto. Certo, è facile da realizzare. Okay. Quindi semplicemente lo realizzeremo qui, perché noi abbiamo già cotto i fagioli, sì, come vedi. E semplicemente due passaggi veloci e creiamo il piatto. Procediamo, Tiziano. Procediamo curioso subito. Allora, Emanuele ci passa una boule d'acciaio e lo schiacciapatate. Il nostro Emanuele, che in silenzio, ma devo dire che è un assistente, un aiutante veramente valido. Valido, giovane, valido, ma giovanissimo. Valido. Allora, scusami, andiamo. Quindi ci serviamo praticamente di uno schiacciapatate, sì, fuori di camera, che abbiamo tutti in casa, tranne io. Wow. Sì, perché quando faccio gli gnocchi poi vado con la forchetta, sbaglio, lo so, però solo un po' di forza, poco poco andiamo a schiacciare, schiacciare i nostri fagioli. Ecco
come vedi. Ne mettiamo ancora? Sì, ne facciamo un altro pochino perché togliamo l'impurità e facciamo lo schiacciapatate, così non ci va la buccia. Ok. Ah, ok, quindi andiamo ad estrapolare solamente la polpa. Sì. Schiacciamo di nuovo, ma sono fagioli che sono profumatissimi. Ok, ecco qua. Io sono appassionata, una grande appassionata di legumi. A me piacciono tantissimo. Allora, andiamo a fare il primo passaggio, semplice. Filino d'olio. Poco poco sale. E abbiamo ottenuto questa, chiamiamola crema. Crema, sì. Di fagioli. Quindi semplicemente fagioli, olio e sale. E ci siamo. Ok. E lo spostiamo. Ricotta. Forchetta. Sempre. Un po' di sale. Un po' di sale. In questo caso mettiamo un po' di pepe. Che pepe con la ricotta a me piace molto. Anche a me. Olio. Sì. Infatti per quello dico, può essere un antipasto freddo oppure un aperitivo, tante volte uno non sa cosa fare. Infatti, noi siamo qui appunto per, diciamo, dare qualche idea, per fornire qualche spunto in più a casa. Eh sì, se no ce ne usciamo sempre con queste tartine, invece ci sono tanti prodottini che noi abbiamo a casa sempre, forse la ricotta, anche se anche la ricotta sia quasi sempre a casa. Ma il fagiolo, a volte succede che magari avanza proprio, magari la sera si mangia un po' di ricotta, certo, così, certo. Le avanza un po' e non sappiamo poi cosa farcene, perché ecco, anche quando si fa una zuppa di fagioli o di legumi, comunque possiamo sgocciolare i legumi e usarlo poi per fare questo lavoro, insomma. Sì, infatti, farne una crema. Okay. Si possono fare veramente tante cose. Anche qui ci siamo. Secondo passaggio. Terzo passaggio, la salsiccia, che in questo caso la andiamo a tagliare. Tagliare sottile, come la, se la dobbiamo servire già pronta. Questa è veramente delicatissima questa salsiccia, sì. Pur essendo di fegato è diversa dalle altre. Poi la possiamo sia fare a listelli, sì, sia solo a metà, così, okay, o lasciarla anche intera. Possiamo scegliere. Possiamo scegliere. Bene. Il piatto è già pronto. Okay. Andiamo solo ad impiattare. Okay. Quindi Emanuele ci passa i due piatti. Perché faremo due impiattamenti diversi, sì, vero Tiziano? Lo faremo come andrà qui al ristorante, ovviamente con usando. Beh, come abbiamo spiegato la scorsa volta, abbiamo fatto una terra. Abbiamo giusto? Fatto una terra di salsiccia. Per chi non ha tempo, ovviamente, di fare questa terra, perché capisco che ci vuole un po' più di tempo, la usiamo al naturale. Al naturale, ok, quindi possiamo scegliere. Allora, iniziamo. Iniziamo con la ricotta, giusto? Indifferente, o ricotta o fagiolo. Ok. Allora, io vado a fare una quenelle, in questo caso, di fagiolo. Sì. Ok. Però poi vi faccio anche vedere, per chi non vuole, non volesse fare la quenelle. Sì. Ok. Poi andiamo a fare un'altra quenelle con la ricotta. Quattro quenelle in totale. Sì, poi fa un aperitivo, ne mettiamo solo una di ricotta e una di fagioli. Ok. E poi andiamo con... Allora, vi faccio vedere la versione del ristorante. Andiamo con la terra di salsiccia di fegato. E ok. Ci siamo. Sempre. Mettiamo l'olio. E ci mettiamo sempre qualche
solo per il colore, ma certo, che anche la paura la sua parte. Sempre. E ci siamo. Questo è. Che bello questo piatto. Primo piatto. Vedi, proprio semplicissimo. Ok. Il secondo, tossiamo. A casa ovviamente non vogliamo perdere tempo a fare la cannella, quindi semplicemente andiamo in maniera un po' irregolare. Sì, sì. La cucina è bella anche per questo. La ricotta possiamo prenderla, adagiarla qui, casomai strisciarla un po' sul piatto, perché no? E andiamo ad adagiare, come dicevo, o il nostro salsicciotto intero. Ok, chiedo scusa. Ma devo dire bello anche così, eh? Sì, sono due versioni diverse. Pure. Cambiando semplicemente un po', due effetti, certo, completamente diversi, ma gusto, con il gusto siamo lì. E anche qui aggiungiamo anche i nostri, certo, germogli. Sai perché aggiungiamo germogli ai piatti? Ovviamente non messi a caso, ma con la giusta combinazione. Anche per la freschezza? Per la freschezza, ma facendo vedere al cliente l'amore che noi mettiamo nei piatti. Dai, sì, che bello. Secondo piatto. È pronto, vedi? Ed ecco due qui. Due realtà diverse. Dicevo, ecco cosa succede quando un francavillese va all'Aquila. Ovviamente, ovviamente un francavillese come Tiziano Paolini. Questi sono i risultati. Grazie, chef. Grazie a te. Grazie per questo piatto. E che dire, ci vediamo domani sempre con i presidi, certo, Slow Food. Certo, vi aspetto domani. A domani. A domani. Gli agretti è un ottimo contorno che trovate solo in questo momento dell'anno. Ha pochissime calorie, solo 20 per 100 grammi del prodotto, è ricchissimo di calcio e di ferro. In più contiene acido folico, un forte antiossidante che aiuta nel prevenire le malattie cardiovascolari.